Sculture al neon sospese sull'acqua con il titolo della Biennale 2024: Stranieri ovunque in 60 lingue diverse. È una delle installazioni che da sabato 20 aprile a domenica 24 novembre caratterizzerà la 60esima esposizione internazionale d'arte firmata quest'anno dal brasiliano Pedrosa, direttore artistico del Museo d'Arte di San Paolo. Un viaggio, quello della Biennale 2024, per celebrare lo straniero, sia nell'accezione consueta che in quella più introspettiva sentirsi stranieri dentro di sé ovunque si abiti. Il titolo della mostra è Foreigners Everywhere, Stranieri Ovunque. Ho provato a mettere l'accento sulla presenza di entrambe le lingue. Stranieri Ovunque era il nome di un collettivo di Torino che nei primi anni 2000 si batteva contro il razzismo e la xenofobia. Ci sono due significati importanti: nel senso di chi nasce in un paese e vive o lavora in un'altra regione, o un significato più psicologico, ovunque vai, sei straniero dentro di te. Nello spazio delle corderie dell'Arsenale un viaggio tra le opere di artisti internazionali con una particolare attenzione ai paesi del sud del mondo, a prevalere le forme tradizionali d'arte dalla tessile alla pittorica. Nel padiglione Italia il tema dello straniero è declinato in maniera piuttosto particolare, un ponteggio in ferro come a voler dire accorciamo le distanze, abbinato all'intensa musica dell'organo. Il padiglione si basa soprattutto sul tema dell'ascolto, l'ascolto come modalità percettiva che ci permette di superare la frontalità della vista. Questo è un, è un lavoro che si articola su questo doppio registro di eh, come si può dire, oggetto o entità che serve a coprire distanze, il ponteggio è qualcosa che ci permette di... Recuperare una distanza. Ai giardini della biennale i padiglioni storici. Fila lunghissima per visitare quello degli Stati Uniti, che celebra la cultura degli indigeni e degli outsider americani. Trattami Bene si chiama una delle opere, anche in questo caso un messaggio di accoglienza per accorciare le distanze. Il padiglione russo, chiuso nel 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina, riapre i battenti e ospita la Bolivia. Niente di fatto invece per il padiglione di Israele. Da qualche giorno sulla vetrina campeggia la scritta chiuso fino al cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi. Intanto in mattinata un gruppo di manifestanti ha sventolato le bandiere della Palestina di fronte ai padiglioni di Israele e Stati Uniti. In tempo di guerra, ha detto in conferenza stampa il presidente della biennale Buttafuoco, questo diventa un luogo di pace. L'arte dunque come ponteggio tra i popoli, nessuno escluso.